donne che lavorano su turni alle 4 del mattino a mezzogiorno, da mezzogiorno alle 8, dalle 8 alle 4 del mattino, che hanno questi figli, li devono gestire, portare all'asilo, portare a scuola, i turni, i mariti. Se non hanno pazienza le donne che lavorano in ceramica, non saprei. E quindi sono molto brave, siamo molto brave. La donna ha comunque un occhio diverso, una sensibilità diversa, un approccio diverso con i prodotti, con le piastrelle, diciamo. Cioè uno magari dice è una mattonella, no, e ogni mattonella ha un disegno, ha un colore, ha... Io ho studiato all'Istituto d'Arte di Sorrento, ho fatto l'Accademia di Belle Arti di Napoli, la Scuola di Arti Decorative di Parigi e adesso sono qui. Il settore ceramico è stato attento da sempre a non consumare niente, quindi a recuperare il tutto. Abbiamo veramente un mondo davanti e la natura che ci... a volte ci segna la strada. La ceramica è fatta di argilla e di fuoco e un po' anche di un po' di amore. È un enorme territorio questo che ha radici molto ben fondate. Chi vive nel distretto ceramico di Sassuolo per forza ha qualcuno. Il consumo di piastrelle nel mondo è enorme, non si poteva immaginare che potessero partire tutte queste cose.